sapete che cos'è la guerra. Ce n'ha una. È il libro che mi ha trovato, o meglio gli autori del libro. Carlo e Giuliano me l'hanno proposto, che era ancora una bozza, e immediatamente ho visto quant'era puntuale l'analisi, lo studio che c'era sul fenomeno della mafia foggiana, della mafia garganica, questa che viene chiamata quarta mafia, una mafia efferatissima, una mafia che uccide togliendo la faccia, togliendo anche il ricordo. E leggendo tra le pagine di questo romanzo, tra le varie storie di questo romanzo, ho individuato la storia della prima pentita della mafia del Gargano, che era una storia che mi aveva già affascinato quando era fuoriuscita dalla cronaca anni prima. Quindi è stata una casualità, un incontro casuale tra una storia che avrei voluto raccontare molti anni prima e una storia che ho individuato nel loro romanzo e che mi ha permesso di raccontare un mondo crudo, un mondo crudele attraverso la lente in ingrandimento di un amore impossibile, un amore bruciante, ma un amore che i due protagonisti hanno voglia di vivere. Per me ci sono stati due punti di partenza in questo film, e anticipo magari una domanda in questo modo: il bianco e nero ed Elodie. Eravamo a pranzo con Nicola e si ragionava sulla possibilità di avere un'attrice che potesse interpretare un personaggio così forte, così variegato, così contrastato, un personaggio che ha una grande grinta, capace di scelte così radicali, ma anche una grande sensibilità, una grande fragilità. E non so perché, istintivamente, o meglio lo so, istintivamente ho pensato ad Elodie. Ho proposto a Nicola Elodie. All'inizio mi hai preso un po' per pazzo, e l'ho spiazzato, perché... però proprio per questa sua follia, siccome è una persona istintiva come me e come Elodie, ha accolto questa proposta. Quindi abbiamo subito fatto leggere, abbiamo intercettato in vari modi, accerchiato Elodie, abbiamo fatto leggere la sceneggiatura, e lei, che è la più pazza e istintiva di tutti, è coraggiosa, si è tuffata in questa esperienza, e devo dire ci è voluto un grande coraggio per farlo, perché cominciare un percorso con un personaggio così complesso non è da tutti.